Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti, dalla 74esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Sono in compagnia di Sebastiano Riso e Patrick Bruel, regista e protagonista di Una famiglia qui in concorso. Benvenuti. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Io inizierei, Sebastiano, con un quesito. Una famiglia. Che cos'è una famiglia? Ormai ce lo stiamo chiedendo fin troppo. Me lo chiedo anch'io. Cos'è una famiglia? E in Italia poi è considerato un valore, è considerato un obiettivo. È una famiglia una madre da sola? È una famiglia una coppia che vende figli? È una famiglia due uomini che stanno insieme? Questa è appunto una domanda così importante che è diventato addirittura il titolo del film. E quanto è difficile diventare famiglia in Italia? Quante discriminazioni ci sono intorno a questo diritto di unirsi e di realizzare magari il bisogno di genitorialità? L'illegalità delle volte che si è costretti a perpetuare per il bisogno o la volontà di essere una famiglia anche. A volte noi ci siamo imbattuti in tutta una serie di intercettazioni telefoniche che ci sono state fornite dal procuratore Capasso, e era fondamentale capire cosa succede in Italia nel mercato nero e a che cosa alcune coppie disperate sono costrette a fare per poter avere un figlio. Sappiamo che adottare è difficilissimo. Io per esempio col mio compagno non posso farlo, vengo considerato non idoneo, anche se poi non mi conoscono, non ci conoscono, eppure ci considerano tali. L'illegalità esiste dal nord al sud, è sempre esistita, in quello che è considerato un paese del mondo, di un mondo civilizzato, la richiesta crea il mercato. E il mercato è fatto di tantissimi bambini. Solo nella regione Campania il dato è di 56 azioni legali, appunto, per vendite di bambini, o tutto quello che può essere intorno, appunto, alla violazione della legge, della violazione dello stato di famiglia. Patrick, nel film ci sono dei momenti in cui viene sottolineato il tuo sguardo, la tua capacità di essere così freddo e che si nota soprattutto da quello, dal modo in cui guardi le persone. Come si rappresenta questa e come hai immaginato questo personaggio? Perché è diventato così? E perché si comporta così? Questa è la buona questione, perché questa non hai la risposta nel script, non hai la risposta nel film. La risposta dovia fare questo viaggio dentro il passo del personaggio. E la forza del film è che nel film non hai esplicazione. Però la forza è che per il personaggio devi inventare sua vita. Per esempio, perché el non voglio fare una famiglia con questa ragazza che well, he loves her, you know? Yeah. Why does he want to do a family? He loves her. Beh, probabilmente che il baby rappresenta qualcosa per lei che viene del passo e viene che probabilmente lei ha he was, you speak English? Sì, yes, okay. So he was, so he was probably the baby who destroyed his mother and father, and he doesn't want to do it again. He doesn't want to have a baby between her and him, because he thinks, so I had to build with this and I have to work with this, because it was complicated for me to not know why this guy was able to do that. I had to find a reason, and it's nice for an actor to have the reason inside me, and it's not in the script, it's not in the movie, but maybe we can feel it. And how much did Sebastiano help you through this process? A lot. What did he tell you?
A lot. Sebastiano è un real regista, real, con un occhio totale. All the details, all everything is everywhere, and he has this sense of taking you further than what we imagine, to taking you in another way. Because for me, it was really a part. I've never been in this kind of role. I've never been so negative. I'm always in very positive characters. And I'm very, very happy he gave me this opportunity, first to in this movie, second to have this part, and third to be in Venice with the movie. I'm very proud of it. Allora, in bocca al lupo. Grazie mille. Per Una famiglia di Sebastiano Riso con Patrick Bruel qui in concorso a Venezia 74. Grazie mille. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred da Festival Insider.